Siamo arrivati all'ultima relazione che in se stessa meriterebbe un convegno e comunque ci doveva accontentare dello spazio che rimane. Quindi il professor Salvatore Pisu. Sono un collega di Pina, che la ringrazio per avermi invitato, e lavoriamo insieme al 118, quindi io sono un medico del 118 sostanzialmente. Ringrazio anche Ettore Usala perché ho capito, l'avevo capito anche prima, ma oggi ancora di più, che è il cuore di tutta questa organizzazione. Conoscevo di fama Ettore perché è una stella del cinema, è come Johnny Depp, è come Tom Cruise, e quindi la sua fama lo precede. E quindi grazie, però sono contento di averlo conosciuto oggi. Allora, le sfide della bioetica nell'epoca contemporanea sono molte. Io mi soffermerò la sfida della bioetica nei confronti della disabilità, anche se io affronterei il problema della cronicità, direi di più, perché la cronicità è più ampio del termine disabilità. Dico subito un cappello introduttivo. La medicina in questi anni ha fatto dei progressi che sono straordinari. Pensate solo alla rianimazione cardiopolmonare, con il concetto di morte cerebrale, per esempio, o pensate alla genetica, o pensate alle cellule staminali. Il professor Rucci ha fatto una lezione magistrale su questa cosa. Perciò cosa succede? Che la bioetica spesso viene sempre un pochino dopo, sta sempre a rincorrere il grande progresso della medicina. Ecco, questo a mio parere non accade nei confronti della disabilità. Nei confronti della disabilità invece l'etica, secondo me, precede la medicina, ha qualcosa da dire ancora prima che la medicina abbia pensato qualche altra cosa. Questo non è normale. Perché? Perché sul problema della disabilità l'etica e la filosofia hanno sempre riflettuto ed è una riflessione che dai tempi di Ippocrate va avanti. Ripeto, voglio parlarvi brevemente, più che della disabilità, della cronicità. Una parola sui malati di SLA. Obiettivamente, i malati di SLA sono malati diversi. Io non so per quale motivo, ma il disabile normalmente o il malato cronico è un paziente molto molto fragile. Invece il malato di SLA è un paziente molto molto forte, cioè sono come dei leoni. Se Natalino me lo permette alla fine, però glielo deve chiedere, deve essere sicura che dice sì. Io vorrei raccontare il mio incontro con Natalino, ma solo alla fine lo voglio raccontare. Ecco, il malato di SLA è un malato assolutamente particolare, una capacità di... Io non so da che cosa dipende, questo non lo capisco. Una capacità di lottare per gli altri che non è una caratteristica normale di altri malati. Io non so se qualcuno di voi ha mai visto i bronchitici cronici o i malati di tumore. O altri tipi, o il diabete quando è ormai a uno stadio in cui lascia il paziente a letto. Ecco, sono un altro tipo di pazienti. Allora, mi ero segnato alcune cose. Mi limito a dire l'ultima, perché l'ha già citata Torre Pala. Uno dei problemi di cui si ha paura, e giustamente il malato ha paura, è proprio quello dell'abbandono. Il vero problema della disabilità e della malattia cronica, a mio parere, è proprio il problema dell'abbandono. Cioè, un paziente che non si sente abbandonato è un paziente forte. Può accadergli di tutto. Certo, avrà i suoi momenti di depressione, avrà i suoi momenti, come capita a tutti, ma non solo ai pazienti, capita anche ai sani. I sani hanno i momenti di depressione, hanno i momenti... Ecco, ma un paziente che non è abbandonato è un paziente che non ha paura di nulla. Un paziente che se ha delle persone vicine che lo aiutano, lo sostengono, ha l'istituzione che lo aiuta e che lo sostiene, non avrà paura di niente. Secondo me è capace
di affrontare qualsiasi situazione. Invece l'abbandono è proprio il contrario della tutela della salute, anzi è l'annullamento di questa tutela. Ma direi ancora di più, l'abbandono è l'annullamento dell'umanità, della persona, l'annullamento dell'umanità della persona. Ecco perché secondo me lo scopo di una istituzione sanitaria, lo scopo di un medico, lo scopo di un infermiere è esattamente quello di non abbandonare un paziente, chiunque esso sia, in acuto, in cronico, chiunque esso sia. Questa è, secondo me, la caratteristica fondamentale di cui bisogna tenere, che bisogna tenere in considerazione. La medicina ha un unico scopo, fare il bene del paziente. Questo è l'unico scopo della medicina. È uno scopo che deve tener conto della volontà del paziente, deve per forza tenerne conto. Se un paziente mi dice A, io non posso fare B. A dire il vero, vorrei aggiungere una cosa, cioè se il paziente non vuole che io lo tocchi, io non lo devo toccare. Certo, se il paziente non vuole che io lo tocchi e io però sono convinto che toccarlo sarebbe la cosa più giusta da fare, io cercherò in tutti i modi di convincere il paziente perché io possa toccarlo, possa agire nei suoi confronti per salvarlo, per esempio. Ma se il paziente insiste a dirmi non mi toccare, è giusto, la volontà del paziente in questo senso è invalicabile. Certo, se il paziente viene a dirmi una cosa, e la storia di Natalino è emblematica, se il paziente viene a dirmi una cosa e mi chiede qualcosa che letteralmente io ritengo essere contraria al suo bene, a quel punto lì è la mia libertà che decide, io dico no, io questa cosa non te la posso fare. Cosa ha detto? Ha detto sì. E adesso racconto la storia di Natalino, perché io e Natalino ci siamo incontrati in pronto soccorso forse un anno e mezzo fa, non ricordo, nel 2011, quindi 2 anni fa. C'era la moglie, lui era venuto, mi sembra, per una lieve insufficienza respiratoria, non era una cosa importante, e l'avevo accolto, la moglie mi aveva detto Natalino è malato di SLA, è da poco che ha avuto questa diagnosi, però Natalino parlava giusto all'epoca. Però parlava, io ricordo che insomma capisco che Natalino mi dice ascolti, adesso facciamo quello che dobbiamo fare, ma sappia una cosa, che prima di farmi tracheostomizzare, ma fatemi tutti i farmaci possibili e immaginabili perché io muoia, perché io possa morire. E io gli avevo detto con tutta sincerità, no, guarda, amico mio, se tu vieni e ci sono io in turno, io la tracheostomia te la faccio fare, mi dispiace, non me ne frega niente di quello che mi dici. Non era vero che io non penso esattamente così, perché se lui avesse insistito a non farmela, io non l'avrei mai fatta una cosa del genere. Però perché glielo dicevo? Glielo dicevo per provocarlo. E me lo sono tenuto, siamo rimasti un paio d'ore, l'abbiamo tenuto lì, poi l'ho ripreso, eccetera. Alla fine lui era andato via dicendomi, io rimango del mio parere, però magari se ci fosse lei non lo so, sarebbe, bisogna vedere. Ho perso di vista Natalino, e poi un giorno leggo sul giornale la festa per Natalino e di Natalino, non so se era il compleanno, non mi ricordo, però ho letto questa, dico, però Natalino, c'è qualcosa che mi dà l'impressione che ci sia qualcosa che è cambiato. E poi mi ritrovo Natalino in basilica all'incontro col Papa, tracheostomizzato, attaccato, respiratore. E allora gli ho detto, ma ti ricordi di me? Lui mi ha detto, certo che mi ricordo di te. E ti ricordi cosa mi dicevi? E invece lui, ecco, è curioso, cioè, poi voglio raccontare anche una cosa di Giorgio, è curioso, cioè, la prospettiva del paziente è una cosa diversa dalla prospettiva del sano. Non solo, ma la prospettiva del paziente che ancora sta bene è una prospettiva ancora diversa dal paziente che invece ad un certo punto sta male. Racconto una cosa che io ho incontrato Giorgio di Siliqua a un incontro all'Ordine dei Medici. Io parlavo di consenso informato, adesso non me lo ricordo di cosa parlavo. E
La moglie aveva raccontato questo aneddoto. A Giorgio piace la birra. E ad un certo punto con la stomia lui la birra non la poteva più ingoiare. Perciò gli diceva la moglie, dammi la birra dalla stomia. E gli diceva, e a lui piace la birra dalla stomia. Incredibile, la prospettiva del paziente è veramente diversa da quella del sano. Noi pensiamo che la birra si possa gustare solo bevendola dalla bocca. No, la birra si può gustare in tantissimi modi. Ah, è qui Giorgio, eccola. Pensavo fosse quello di là. Ma lei si ricorda di questa storia che aveva raccontato l'Ordine dei Medici? Se la ricorda? Eh? Ecco, questo adesso voglio concludere dicendovi una cosa, che io sono sicuro che Giorgio, sono sicuro che Tore, sono sicuro che Natalino, prima di ammalarsi di SLA, avrebbero detto no, mai malati di SLA, meglio morire. Si ammalano di SLA e iniziano a combattere. È una cosa impressionante, a me ha colpito moltissimo, questa cosa mi ha sempre colpito moltissimo, che differenza di prospettiva tra l'essere sano e pensare di essere malato, e l'essere malato e pensare alla propria malattia. Ecco perché, per esempio, quando si parla delle cosiddette direttive anticipate di trattamento, cioè uno dice adesso per dopo quello che vorrebbe, ecco perché io ho qualche difficoltà ad accettarla, ce le ho, perché so benissimo che un conto è la prospettiva di un sano, un altro discorso è la prospettiva di un malato. Detto questo, io credo di aver concluso e spero di non essere stato troppo lungo. Grazie. È stato un po' lungo tutto, però devo dire la verità. Io stamattina mi sono fatto un convegno per gli 80 anni dei laureati cattolici. C'era l'ex ministro della pubblica istruzione e mi sono annoiato a morte. Stasera invece non mi sono annoiato un attimo, perché mi sono sentito continuamente arricchito da testimonianze di vita e di voglia di vivere, che è nello spirito dell'associazione Viva la Vita Sardegna Onlus. E mi permetto di darvi l'appuntamento per l'anno prossimo, sperando di trovarvi tutti quanti, me compreso. Buonasera.